No, è difficile esprimersi senza usare idiomi proibiti in una televisione, perché queste cose quando le vedi capisci che non si tratta anche non soltanto di case distrutte, ma in molti casi anche di futuri distrutti. E certo, di vite, di sogni, di Di desideri, di vite tutto. distrutte, sì, soprattutto certo che facevano ancora più male le immagini da Mariupol e sapere che quella ragazza che era stata portata in salvo sulla barella, quella fotografia, che quella ragazza non ce l'ha fatta, morta, il suo bambino non è nato. È Quindi così. queste cose sono difficili da capire. Poi soprattutto inizia ad imbestialirti quando inizi a leggere, per esempio, come viene riportato tutto ciò che accade qui in Russia, per esempio Putin che dice tutto va secondo i piani. Secondo Ha quali anche detto piani? I che piani terminerà di l'operazione, uccidere i porterà a civili? termine l'operazione, però nel Sì, ma frattempo lui, d'altro si canto, lui intravede cosa uno deve spiraglio nei dire? negoziati. Aspetta, Vlad, che abbiamo tutto il tempo di parlarne, però prima intanto voglio liberare Andrea Carruba, anche perché lì c'è questione di coprifuoco sempre, per cui lui deve tornare in sicurezza, immagino nel luogo in cui alloggia. Andrea, grazie davvero, eh. Grazie a voi tutti, è sempre un piacere poter raccontare quello che succede in questa terra così bella e purtroppo continuamente martoriata da questi attacchi continui. Grazie ancora.